Sono 3 anni che aspetto questo momento. Proprio oggi, cioè il giorno in cui No, registriamo. più o meno, sì, beh, più o meno, sì. E da quando abbiamo cominciato a fare questo podcast? Era un Che novembre, era un no novembre del era un 2020. ottobre-novembre, sì. Che Novembre 2020. io aspettavo di trovarmi in questa situazione qua, Max. Questo è un podcast, possiamo ricordarlo, no? Questo è un podcast di divulgazione economica. Un podcast per tutti, nel senso che noi cerchiamo di affrontare i temi dell'economia in maniera semplice, no? Perché Certo, poi è semplice in realtà l'economia e quindi come il calcio, vorremmo. come il calcio, mi è venuta questa Come battuta, il calcio è semplice, come l'economia, e però, qual è, che momento? in tutte queste puntate non è mai capitato un momento in cui. Sei tu che mi spieghi un sacco di cose, perché con quello che sta succedendo in Inghilterra, da te che stai lì, io Incredibile. voglio che mi racconti. Dopo la Facciamo una sigla, ti mono, prego. sì, facciamo una monotematica, guarda. Poi proprio oggi, ragazzi, oggi è il 20 di ottobre quando stiamo registrando, ce lo ricorderemo dopo la sigla. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Guarda, una giornata memorabile. Pensa che io ero a pranzo Sì. Ok. e ad un certo punto inquadrano il numero 10 di Downing Street e non si sapeva che cosa fa. Stavano parlando e a un certo punto dicono all'1:30 parla Liz Truss. Ho detto oddio, che succede? E sono andati tutti in agitazione alla BBC perché hanno capito che stava succedendo qualcosa e si vedeva il gatto poi che passava, che è diventato protagonista di questa vicenda, e quella si dimette. Ho detto no, guarda, tre primi ministri in un anno. Dopo quanto? 40 giorni? 44 giorni, qualcuno dice 44 42, giorni. 44 giorni, più o meno come uno yogurt. Lo yogurt dura 30 Incredibile. giorni, lei l'hanno paragonata alla lattuga, La perché lattuga, ho pare, visto, sì, che la sì, la lattuga dura un mese, e quindi più o meno può reggere anche 40 giorni. Io dico lo yogurt, perché lo yogurt dai, 40 li fa, guarda, non riesco neanche a spiegarti come l'hanno anche affrontata i telecronisti della BBC, perché erano imbarazzati. E poi sai come sono gli inglesi? Loro si vergognano di cose di questo che possono accadere sulle loro vicende, loro sempre migliori, più grandi. E non è ancora finita, eh? Non è ancora finita. Eh no, perché adesso qualcuno dovrà prendere il suo posto. Certo, e questa volta in una settimana. Pensa che entro il 31 di ottobre, mi sono preparato su questo, non sapevo che ne volessi parlare. Entro il 31 ottobre loro devono fare la legge di bilancio, quella che noi da noi è la legge di bilancio, il budget, no? Quello che poi è stato ritirato da Kwasi Kwarteng, che è già uno che si chiama così per noi italiani. E quindi in una settimana, mentre l'altra volta ci hanno messo 2 mesi, stavolta ci mettono una settimana, ma sai perché? Perché loro cambiano le regole. Cioè l'altra volta prendono e cambiano l'altra volta, adesso non si sa se parteciperanno anche gli iscritti o solo i parlamentari, ma devono fare in fretta. In una settimana ci sarà il prossimo, che sarà il terzo primo ministro in un anno, e sarà un record storico, mai successo. E due re, 2022 ce lo ricorderemo qui. Ecco, però adesso spiegami tu che succede poi con queste, cioè, se devo Guarda, iniziare a sì. No, riparare. secondo me quello che sta succedendo in Inghilterra è un importante laboratorio di quello che rischia di succedere nel resto del mondo. Questo l'avevi già detto. In realtà il laboratorio siamo sempre stati noi italiani, noi come Sì, Italia. sulla mancanza di serietà, diciamo, No, no, però anche su della altre cose, voglio politica. dire, il Movimento 5 Stelle è stato un laboratorio quello. Mi ricordo quando Black Mirror fece una puntata su un comico che diventava politico. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle proprio quel giorno vinceva le prime elezioni, non quelle scorse, quelle, le altre ancora. Dissero, ma abbiamo anticipato la realtà. Questa volta è l'Inghilterra. E come mai, secondo te, loro che poi sono tradizionalisti e conservatori da sempre, cioè a Wimbledon hanno messo i fari poco fa. Beh, diciamo che così come l'ingresso nell'Unione Europea ha rappresentato per l'Italia un freno nel percorso di declino che comunque l'Italia su cui comunque l'Italia è inserita, la Brexit si è trasformata in un acceleratore
del declino dell'impero britannico, che è in corso da 200 anni, ma che sta clamorosamente, direi, accelerandosi. Alla fine, Truss cade su problematiche di carattere economico, no? Cioè di promesse di carattere economico che, se tu puoi piegare un po' la realtà, ma poi a un certo punto la realtà ti spezza. Questo è quello che è successo alla Truss. Assolutamente, soprattutto ci ha insegnato, ne abbiamo già parlato, che pur avendo una propria moneta, una propria banca centrale, giocare, ti ricordi le storie sull'euro, giocare contro i mercati non funziona anche quando tu sei forte e sei autonomo, ma Eh soprattutto sì. quando decidi di fare un budget economico a debito tagliando le tasse ai ricchi, che è stata una follia incredibile. Ma dico, ma non si sentono prima quando fanno manovra economica? A noi sembra sempre tutto grande, no? Ma e quindi altre volte invece la storia è fatta di piccole cose, ma quando fai un budget economico, sei così convinto delle tue idee di non confrontarti nemmeno una telefonatina a, che ne so, al presidente della Banca d'Inghilterra, perché lui è rimasto morto sorpreso da quello che è accaduto poi dopo. È Non che si è sapeva niente. consolidato negli anni questo pregiudizio che ci sia la possibilità in un'economia che ha degli aspetti, non voglio dire virtuali, ma comunque una percezione del denaro meno concreta di un tempo. Evidentemente si è radicato questo pregiudizio che tutto sommato col bilancio pubblico si possa fare più o meno qualunque cosa, no? Se c'è bisogno, uno stampi e. Però ci sono tempi e tempi, ci sono tempi in cui stampare denaro serve addirittura perché bisogna combattere magari la deflazione o comunque è necessario innanzitutto dare uno stimolo all'economia, alle imprese e ci sono altri momenti in cui proprio non lo puoi fare. Questo è uno di quelli, no? Nel senso che siamo in una fase in cui la lotta all'inflazione è ancora assolutamente a tutta forza da parte delle banche centrali e quindi non puoi pensare che arrivino in soccorso dei tuoi bisogni come accadeva fino a 2 anni fa. Noi abbiamo visto con il Covid addirittura una convergenza. Cioè, ci sono state 3 fasi, no? Allora, c'è stata la fase pre-Covid. La fase pre-Covid era quella in cui tutto sommato i governi dovevano tenere la barra dritta sul bilancio e riuscivano a farlo più facilmente perché nel frattempo la politica monetaria era espansiva, quindi i tassi scendevano e quindi quello che il governo cercava, come dire, di ridurre, non voglio dire di togliere, perché poi alla fine vera austerity praticamente non si è mai fatta, però mentre i governi cercavano di stringere un pochino diciamo, le voci di spesa, dall'altra avevi la politica monetaria che aiutava, riduceva il costo del capitale e di conseguenza creava delle agevolazioni che compensavano un po' questa situazione. Poi abbiamo avuto la fase pandemia. La fase pandemia, tutte e due i motori, politica e condizioni monetarie, erano di supporto, di espansione, quindi sussidi da una parte e agevolazioni monetarie dall'altra. Poi però l'impatto, diciamo, di secondo livello della pandemia è stata, l'abbiamo raccontato 1.000 volte, la ripartenza molto veloce, le carenze, il manca la roba e di conseguenza l'inflazione. Oggi l'inflazione in Inghilterra è al 10,1%, in Europa è al 9,9%, quindi poco diversa. Negli Stati Uniti è comunque molto alta. E tutte le banche centrali principali si stanno, a parte quella giapponese, si stanno impegnando con i tassi a cercare di contenere la spirale inflattiva, una spirale inflattiva che se la lasci andare ti ritrovi a vivere la stagnazione degli anni 70, non lo vogliamo fare, le banche centrali lo stanno dicendo in ogni modo possibile e quindi cercheranno di contrastare questa evoluzione. Di conseguenza i governi sono in grandissima difficoltà. Ecco Andrea, ti volevo fermare un attimo. Il caso inglese, ti volevo fare questa domanda, mi ha dimostrato in maniera lampante di come l'economia
sia più forte della politica. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi, puoi pensare quello che vuoi, perché poi comunque la Truss dice quelle robe perché se le era giocate in campagna elettorale contro Sunak, che a questo punto rispetto a lei sembra uno statista gigantesco, perché il budget che aveva fatto con Boris Johnson sembrava invece aveva funzionato, l'Inghilterra stava andando bene. Invece proprio è stato uno schiaffo della realtà economica rispetto alle scelte della politica. Cioè, viviamo in un mondo in cui davvero l'economia è così importante da stabilire quello che dobbiamo fare. Non so se mi spiego, o non è proprio così. Allora, come dicevo prima, tu la realtà la puoi un po' piegare, però se esageri, poi quella realtà ti spezza. Non è che proprio l'economia detti in assoluto le regole, però non la puoi strapazzare totalmente. Il bilancio pubblico è fatto di entrate e di uscite e non puoi pensare di tenere in piedi tutto quanto riducendo le entrate, cioè concedendo riduzioni fiscali e anche aumentando le uscite, perché l'impegno al tetto energetico, caricando tutta la differenza di prezzo sul bilancio pubblico, significava una quantità di uscite indeterminata. È ovvio che se fai meno entrate e un aumento di uscite indeterminato, ti stai impegnando a fare a livello indeterminato debito. E il mercato poi, come dire, ci sono gli investitori, no? Gli investitori che poi devono valutare a chi e a che condizioni prestare il denaro. E è la ragione per cui se anche la Banca Centrale Europea non alzasse i tassi, con il Treasury americano che ti rende il 4% e passa, non è che i rendimenti dei BTP resterebbero a zero perché la BCE ha i tassi a zero. Perché gli investitori, se possono comprarsi il Treasury al 4, non si vengono a comprare il BTP a zero, si comprano il Treasury al 4 e eventualmente si coprono dal rischio cambio. Certo. Andrea, però quindi vorrei banalizzare un attimo, visto da persone che non capiscono la finanza, l'economia, sembra quasi che questi mercati cattivi tengano poi sotto scacco i governi, che quando si parla di scommettere sul default di una moneta, no? Cioè, vorrei che spiegassi meglio questo concetto. È chiaro, nel caso dell'Inghilterra è facile, perché si voleva fare un grande taglio delle tasse ai più ricchi, indebitando comunque in maniera forte un governo. Ok, quindi quella cosa non è stata giudicata. Poi in generale, i mercati possono mettere sotto scacco un governo o non è proprio così? Non è così banale? I mercati sono la somma dei comportamenti di tutte le persone che vi partecipano. Ciascuna di queste persone si muove con delle motivazioni, degli scopi, degli incentivi e dei disincentivi, certo. Anche delle aspettative, eccetera. Non è che i mercati mettano sotto scacco i governi, il lavoro dei mercati è quello di assegnare i prezzi alle cose. E questo avviene perché tutte le parti coinvolte, in qualche maniera interessate ad un qualsiasi elemento che è presente sul mercato, sono disposte evidentemente a comprarlo e a venderlo, o a smettere di comprarlo, a smettere di venderlo, a determinate condizioni. Quando il mercato è popolato da tanti soggetti, è molto più facile che il risultato di questo incontro tra chi è disposto a comprare, chi non è più disposto a comprare, chi è disposto a vendere e chi non è più disposto a vendere a determinate condizioni, identifichi il corretto prezzo delle cose. Quindi non è che metta sotto scacco, però il mercato determina qual è il prezzo, anche politico, delle scelte. E a un certo punto, se fai delle scelte politiche che sono fuori prezzo, non riesci a realizzarle. E in questo c'è anche la credibilità, la famosa credibilità di una nazione, certo, che è il tema di cui si sta discutendo oggi in Inghilterra. Non c'è più credibilità perché non c'è stabilità, perché anche con un nuovo governo, siamo al terzo consecutivo, e dicono vabbè, non vi crediamo più. Infatti molti oggi chiedevano elezioni, perché solo con le elezioni tu puoi ridare una stabilità. Di dare una stabilità, perché comunque i LIBOR vengono dati a 20 punti
in più, e quindi probabilmente la vittoria di un altro schieramento potrebbe dare più stabilità, diciamo, teorica, in un governo che, in un sistema, quello inglese, che è di fatto stabile da sempre per il loro modo anche di approcciarsi istituzionalmente, quello sistema, di rispetto a noi. Il sistema a due partiti chiaramente è meno soggetto agli equilibri mutevoli e instabili che abbiamo, per esempio, noi, no? Che abbiamo una pletora di partiti e partitini con equilibri che cambiano, convergenze e accordi che si spostano, deputati e senatori eletti magari da un mese che lasciano già il partito per andare nel gruppo misto, no? Assolutamente. Quindi, no, a te non piace parlare della politica italiana, anche se su quello avremo pure da dire, perché anche lì oggi, proprio oggi, è simpatica l'idea per cui deve ancora nascere un governo e c'è già una pressione su un presidente del Consiglio che non esiste ancora. Noi su questo siamo fuori, alieni, ecco, come te. Cioè, c'è un governo che non esiste ed è già sotto scacco da parte. Il tema è che Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia, il paese che vuoi, a noi servono dei leader, e sempre di più stiamo producendo dei follower. Assolutamente. Gente che si sintonizza sulla... su quello che è l'opinione comune sul singolo argomento e dichiara di esserne il portavoce. Ma a noi questa roba non serve, la democrazia non ci serve a stabilire chi è il politico più popolare, la democrazia ci serve a delegare a qualcuno il ruolo di decidere. E questo qualcuno non deve decidere guardando ai sondaggi, perché altrimenti non ci serve a niente. Certo. Ecco, su questa storia del leader ti volevo chiedere. Qui c'è la doppia faccia. Cosa faccio io politico? Ascolto la pancia e mi adeguo, e quindi faccio la Brexit, faccio il no euro perché la pancia della nazione mi dice questo, oppure molto probabilmente c'è bisogno di una visione nuova, moderna, che probabilmente non c'è ancora, perché cosa significa oggi essere di sinistra o di destra? Lo stiamo smarrendo? O cosa significa essere conservatori? Insomma, nuove idee, per esempio, sul clima non se ne parla più. Noi abbiamo quella che parla di una ragazzina di 15 anni, 17 se, anni. Se ne parlerà sicuramente, perché è inevitabile, è inesorabile, sarà una delle cose che metteranno in luce i problemi che stiamo seminando adesso per il futuro, che vedremo nei prossimi mesi e anni, che sono quelli della necessità di fare degli investimenti con capitale che non abbiamo. Certo. Ma noi abbiamo questa necessità assoluta, totale. L'OPEC pochi giorni fa ha spiegato che la riduzione di 2 milioni di barili al giorno nelle quote di produzione, quindi non è che verranno prodotti 2 milioni di barili in meno, ma vengono assegnati come quota di produzione 2 milioni di barili in meno ai paesi produttori. Il motivo di questa riduzione è che tanto la capacità di estrarre quello che si pensava non c'è. Quindi è inutile che ti assegno come quota di produrre X milioni di barili al giorno, tanto non ce la fai, non hai la possibilità di farlo. Certo. Quindi questa correzione di quote di estrazione si traduce poi in una riduzione di produzione petrolifera inferiore al milione di barili al giorno, sono circa 800.000, non 2 milioni come era la prima interpretazione. E hanno detto che nei prossimi anni, da qua, nei prossimi 20 anni, servono migliaia di miliardi di dollari di investimenti per aumentare la capacità di estrazione, nuovi impianti, manutenzione degli impianti esistenti. Il petrolio non è tutto uguale, bisogna andarlo a prendere magari in zone meno accessibili delle sabbie del mare, del Golfo Persico. A fianco di questo, noi potremmo, o al posto di questo, potremmo pensare alle energie alternative, alle energie rinnovabili, per le quali servono ancora più soldi, perché abbiamo tutte le infrastrutture da creare,
dobbiamo anche in qualche maniera scegliere bene quali. Certo, però Andrea, investimento vincere significa anche lungo termine e quindi stabilità politica, o meglio, ancora prima della stabilità politica, l'idea che io, partito X, che faccio un progetto, non il giorno dopo, quando arriva l'altro partito, l'altro governo, non mi smonta quello che poi è stato fatto, altrimenti siamo sempre lì, che è quello che è accaduto in Italia. Sì, sì, questa è la ragione per cui in Italia non vedremo in nessun caso l'energia nucleare, no? Perché il soggetto privato che viene con un piano quindicennale, impiegando almeno una dozzina di miliardi di euro, in un paese dove in quel periodo almeno quattro governi si susseguirebbero con l'obiettivo di smontare quello che ha fatto il governo precedente, perché su questo si fanno eleggere, chiaramente non avremo mai, diciamo, quel tipo di investitore. Però è anche vero che la stabilità politica sta diventando una chimera un po' dappertutto. Guardiamo la Germania, guardiamo, se ci giriamo attorno, sono tutte grandi coalizioni. Magari la differenza può essere che in Inghilterra, da quello che io so, quando si decide di fare una cosa, chiunque ci sarà fra 10 anni non smonta quello che si è fatto prima. Però la stabilità, ma infatti quello che dicevo prima è che servono dei leader proprio per questo, cioè ci servono persone che abbiano il coraggio di raccontarci anche le cose scomode, come qual era quel paese dove c'era un leader che diceva che bisogna scegliere a un certo punto tra la pace e i condizionatori. È chiaro che era una semplificazione, però era un modo per dirti una cosa scomoda, che è necessario affrontare le problematiche, perché quando cambiano i contesti devono cambiare i tuoi comportamenti. Ma anche trattarti da non da ragazzino, cioè il politico, esatto, che ti dice, che non parla, non sta parlando più un adolescente, sta parlando a un uomo e dice: guardate che qui le cose stanno così, bisogna fare delle scelte. L'idea invece è che la politica, questo lo sto vedendo anche in Inghilterra, e quindi il populismo, l'affacciarsi del populismo un po' ovunque, è quasi un assecondare i pruriti delle persone, ma che poi, guarda caso, quando poi si va a governare, vedremo cosa farà poi la Meloni, e poi devi mettere le mani, ti devi sporcare le mani e devi effettuare delle scelte. Tant'è vero che qui, alla fine, per governare, per vincere, devi sempre stare all'opposizione di quelli che stavano prima. Non è un caso che Meloni abbia vinto. Quindi la prossima volta dobbiamo aspettarci che chiunque stia all'opposizione, lo dicevi tu e mi piaceva questo discorso, proviamo. Ecco, basta con quest'idea del proviamo, cioè certo, impegniamoci di più. Sembriamo degli utenti di serie TV, no? Questo non l'ho mai visto, vediamo com'è. Ma non è una serie TV. Esatto. Non è una serie TV, diamine, ci siamo dentro fino al collo, no? E tra l'altro, come stavo riprendo il filo di prima, serviranno migliaia di miliardi di investimenti per il discorso energetico, in qualunque direzione, no? Volessimo restare sulle energie fossili, volessimo introdurre le rinnovabili, volessimo il nucleare, decidessimo di introdurre l'idrogeno, che non è una fonte, è un vettore, ma ne parleremo con qualcuno di competente. Sul tema energia andranno trovati migliaia di miliardi da investire. Ma l'energia non è mica l'unico argomento, sai? E poi ci sono i semiconduttori, i chip, che ogni area, diciamo, del mondo, Unione Europea, Stati Uniti, area asiatico-cinese, eccetera, desidera avere la propria filiera di produzione. Recentissimamente Biden è andato pesantissimo su questo tema, vuole assolutamente isolare la Cina dal punto di vista tecnologico e privarla della possibilità di competere su questo fronte. Questa cosa diventa poi, se vuoi, secondo me, un incentivo per la Cina ad accelerare sulla questione Taiwan. Taiwan, certo. E quindi vedremo, ma serviranno centinaia, migliaia di dollari di investimenti nel mondo per creare le filiere per i semiconduttori. Ma non è mica tutto, sai, questo. C'è poi la spesa per la difesa. I paesi europei, per esempio, in questi ultimi 30 anni, hanno, in termini relativi rispetto agli altri paesi del mondo, ridotto la spesa militare. E oggi si stanno accorgendo che da una parte avevano delegato la loro sicurezza energetica praticamente a un solo soggetto, e dall'altra che hanno di fatto delegato
la sicurezza, la difesa ad un altro soggetto, gli Stati Uniti. Certo, cioè, che peraltro non troviamo... pagavano nemmeno il 4% alla NATO, che da tempo adesso invece lo pagano tutti. Ci troviamo in una condizione di doppia dipendenza. Adesso stiamo cercando di essere più indipendenti, o comunque di ridurre la dipendenza dal singolo fornitore per quanto riguarda l'energia a caro prezzo. No? Questa indipendenza che stiamo acquisendo la stiamo pagando a caro prezzo. E non sappiamo se basterà, visto che tu ci non sappiamo se basterà. Il prossimo anno potrebbe essere quello più difficile. Certo, strutturalmente bisogna vedere. Per ora le temperature sono molto buone, quindi può darsi che vada meno peggio di quanto... Insomma, speriamo, insomma, vedremo questo inverno. Anche qua bisognerà poi fare sulle temperature qualche approfondimento con qualcuno di competente. Però abbiamo da una parte questa indipendenza energetica che ci sta costando carissimo ridurre, però che vuole anche dire che abbiamo scelto la dipendenza energetica perché era molto economica. Abbiamo dato per scontato che l'energia costasse poco, ma costava poco perché stavamo svendendo un'altra cosa, la nostra dipendenza. E allo stesso maniera abbiamo una dipendenza dal punto di vista sicurezza, dal punto di vista militare, che abbiamo scoperto essere non uno strumento di aggressione, ma uno strumento magari semplicemente di difesa, di protezione di quello che è il nostro stile di vita, le nostre conquiste, i nostri diritti civili, da altri modelli che nel mondo magari cercano espansione. Ma tutti questi investimenti dove li andiamo a prendere? Con governi super indebitati, dai privati? Ma i privati non investiranno mai in queste cose, soprattutto se i rendimenti degli investimenti privi di rischio vanno salendo. Chi è che impiega capitale, se non a tassi veramente impegnativi, nel privato per progetti di lunghissimo termine come le infrastrutture energetiche? Che non sai se andranno avanti, perché magari nel frattempo il tuo Stato ha cambiato una regola, ha deciso di no al nucleare o no a qualche altra cosa. Noi siamo famosi per no. Voglio dire, tutti gli investimenti che l'OPEC dice che servono nel settore fossile, ma io ho grossissimi dubbi che qualcuno li voglia fare, perché sappiamo che tutto il mondo vuole abbandonare il fossile. Quale azienda impegna miliardi in un'industria che ha gli anni contati? Certo. Quindi è veramente problematica questa situazione, e ci porterà ad un dissidio tra politiche che vogliono andare da una parte e banche centrali che tirano dall'altra. Esattamente quello che è successo in Inghilterra con la banca centrale. Lì si è arrivato allo scontro quasi totale. Che stava alzando i tassi per la questione inflazione, e il governo che invece allargava, sbragava il più possibile. La banca centrale ha fatto un passo verso i bisogni del governo, ma ha messo un cerotto provvisorio, e alla fine la realtà il governo l'ha dovuta riconoscere e dimettersi. Questo ha dimostrato che probabilmente le banche centrali, forse nel caso dell'Inghilterra è diverso, e i governi sono più lontani di quello che possono sembrare. Io ho sempre pensato che alla fine la banca centrale, ora è quella europea, quindi è diverso, magari parliamo della Banca d'Italia quando aveva un ruolo diverso, mi è sempre sembrato qualcosa di molto vicino alla politica. Il caso degli inglesi invece dice proprio di no, cioè sembra quasi che non ci sia stata comunicazione preventiva, quello dico. C'è stato un certo braccio di ferro in questa vicenda. La banca centrale ha la facoltà di intervenire più rapidamente, perché comunque il consesso che decide è più stretto, è più tecnico, è più diretto, e deve considerare meno implicazioni, diciamo, su se stesso, perché non è un apparato eletto. Mentre un governo è più lento a decidere, più guardingo, perché comunque se dichiara A fa molta fatica poi a dire che in realtà era meglio B, e quindi ha una specie di incentivo, anche quando si accorge di aver sbagliato, a insistere nell'errore. Però l'intervento che la Banca Centrale ha fatto, come hai visto, non è stato illimitato, non è stato infinito. Oppure ha detto fin qui, il giorno X. Esatto, ha dato. Ma perché? Perché altrimenti si immola sull'altare di un governo
che non, cioè, non, lo fai per il paese, ti immoli per l'economia, ma non ti immoli per un governo, perché il governo cambia. Che peraltro è cambiato. In chiusura, sempre nel parallelo Italia-Inghilterra, ho notato come in Italia, visto che siamo anche lì con un governo nuovo, c'è sempre questa idea che il ministro dell'economia debba essere qualcuno che piaccia ai mercati o che comunque piaccia all'Europa, che possa dialogare con gli altri ministri, almeno questo appare dai giornali. In Inghilterra hanno cambiato tre cancellieri, di cui quello di prima sembrava uno buttato là, sembravo io lì e non so niente, mi metto a fare delle robe, ma anche quello che hanno messo adesso, Jeremy Hunt, è uno che non ha certamente il profilo dell'economista. E lì mi piacerebbe capire, ma il ministro dell'economia deve essere uno che capisce di economia o deve essere un politico? Questo è un altro bel argomento. Diciamo, il ministero ha un suo apparato e molto spesso ha una sua funzionalità, a prescindere da chi sia, di chi ne Meno sia il male. ministro. Io ti direi che un ministero cruciale come quello dell'economia sarebbe meglio vederlo guidato da qualcuno che con l'economia sa, cioè, ha a che fare. Ecco, sono curioso di vedere quale sarà il ministro Poi dell'economia che piaccia italiano. ai mercati, bah, è abbastanza relativo, ecco, nel senso che magari per chi è, come l'Italia, fortemente indebitato, problemi di spread, eccetera, attenzione a che piace ai mercati, diciamo, è funzionale, Certo. no? Ma l'Inghilterra fino a ieri, questo problema non ce l'aveva, L'abbiamo visto. rating doppia A, questo forse ha dato una presunzione di poter fare quel diavolo che ti pare, tanto noi siamo UK, no? Invece è stato un duro risveglio, effettivamente. Forse questo schiaffo li farà svegliare, ma non lo so perché faranno un nuovo governo, chissà quanto durerà a questo punto, perché di elezioni non penso proprio che se ne parli, perché non è che facciano harakiri, si parla di un più 20% a parte i laburisti che vincerebbero, li schiaccerebbero. Però, insomma, la figuraccia inglese è quella che è. Abbiamo finito il tempo a disposizione, ma prima di chiudere, visto che non lo facciamo mai, noi dobbiamo ricordare, che questo podcast nasce e cresce anche attraverso voi, il pubblico, è molto legato alla bolla di Twitter, perché Andrea è molto forte su Twitter, dove lui scrive costantemente, quindi riesce a commentare, molto pubblico viene da lì, però quelli che ci ascoltano, che magari non sono su Twitter, devono assolutamente consigliare agli altri, ma consigliare non significa non ho sentito questo podcast, ti do il link, no. Anche con i social, anche consigliando pubblicamente, perché possiamo crescere questa community che sta crescendo tanto. Ogni volta che ci fermiamo, cresciamo quasi a due cifre. Quando arriva l'estate, quando arriva il Natale, perché c'è tanta gente che recupera le trasmissioni, pian piano forse, che ne ascolta due o tre. Vi ricordiamo che Andrea ha il suo account su Twitter che si chiama Alieno Gentile, il mio è Max Labcom. Scriveteci, dateci i vostri consigli, abbiamo bisogno di sapere da voi anche se ci sono argomenti di cui magari noi non trattiamo e che voi vorreste trattare. No, ma in effetti alcuni poi ci scrivono l'email su redazione.pianoinclinato.it. Però altri ci commentano magari proprio sui social dicendo: ah, se più persone ascoltassero questo podcast, e poi però no, io non vedo i post in Dire cui consigliano ascoltate, di ascoltarci. dovete farlo voi un post per poterlo promuovere. Abbiamo questa newsletter a cui ci si può iscrivere, ci sono tutti i riferimenti nelle nostre puntate. E comunque noi stiamo andando avanti per l'organizzazione dell'evento, e questo poi ogni tanto lo diremo, che faremo a maggio, giugno, siamo a fine trasmissione, fine stagione, Fine quindi stagione. primavera a Milano, e quindi anche lì se avete voglia di dire, però noi cercheremo di essere anche più presenti nel chiedervi, magari facciamo un sondaggio, ci inventeremo qualcosa per chiedervi di più una mano per far crescere questo podcast che comunque sta crescendo. Quindi da Manchester, UK, è tutto per ora, perché qui vediamo stasera che cosa succede. Milano un po' più tranquilla, suppongo, anche più soleggiata. Sì, cavolo, assolutamente. Infatti, Qua sembra maggio. bellissimo. Qui invece buio, piove, c'è il diluvio a Londra, ma sembra quasi parte di questo film di oggi. E
ci sentiamo lunedì prossimo. Noi siamo anche su YouTube, se volete andare a Economia per Tutti, cercate Economia per Tutti, siamo su YouTube e lì vedete i nostri faccini. Ciao, alla prossima. Ciao. Economia per Tutti, conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Come on baby, come on.